Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. In questa puntata ragioneremo rapidamente di quanto dura l'era del digitale. Ciao. Come al solito, nella descrizione del filmato di YouTube troverete il link alle mie due bloggate aventi il tema quanto dura il digitale come supporto di conservazione, parte 1 e parte 2. Allora, in principio c'era come supporto il vinile, la musica era diffusa dal vivo, oppure via radio, oppure con i dischi di vinile, mentre le immagini avevano le cineprese in Super 8 senza audio. Intorno al 1960 i computer erano roba per i militari ed università, gente di ricerca, governi. Memorie di massa ad accesso sequenziale per dati e programmi erano i nastri magnetici. Tali tipi di supporto con il tempo presero una dimensione molto ridotta grazie alla Philips, che nel 1963 propose le cassette, ossia i mangianastri, per la musica registrata in analogico. Ai primi del 1970 presero a diffondersi, anche per il nascente segmento home computing e office computing, le memorie di massa ad accesso sequenziale, ossia le cassette. Con il passare del tempo furono aggiunte le memorie di massa ad accesso casuale, ossia i floppy disk. Per chi li ricorda, c'erano i floppy disk giganteschi, praticamente da 8 pollici. Poi si passò ai 5 pollici e un quarto per arrivare ai più piccoli 3 pollici e mezzo. Verso il 1990 presero a diffondersi i compact disc, questi supporti digitali con lo stesso diametro da 5 pollici e un quarto. Non avevano una custodia scura di protezione, erano inseriti direttamente in lettori laser che leggevano e scrivevano su questi supporti. La capienza era all'epoca enorme per il tempo, fino a 700 mega di dati. La differenza tra la musica e i dati prese gradualmente a scomparire con la diffusione degli MP3 e si diffuse l'uso del peer-to-peer con Napster, per chi se lo ricorda. Gradualmente i CD-ROM furono sostituiti dai DVD, esteticamente simili, quasi non riconoscibili. La differenza stava nel fatto che le dimensioni che potevano contenere, diciamo, i DVD erano ovviamente stratosferiche rispetto allo spazio dei CD-ROM. Sui DVD si confrontarono il DVD Blu-ray e invece gli altri tipi di DVD. Ora, la differenza tra questi due formati era semplicemente il fatto che il raggio laser della periferica da 720 nanometri leggeva dati in strisciate più sottili, mentre la tecnologia del Blu-ray, praticamente identica, aveva però un raggio laser da 405 nanometri invece che da 720 nanometri. Sempre nel periodo del 1990 ebbero, diciamo, a diffondersi compact disc, vabbè, CD-ROM, CD riscrivibili, lettori CD ed ovviamente anche le cartuccione per gli archivi dello Zippo o del Sequest da 100 mega, i Omega Zippy da 100 mega, i Sequest da 135 mega e gli Zipponi da 200 mega, oltre a quelli più grandi da 750 mega. Intorno al 2000 ebbero a diffondersi le chiavette USB, che ormai sono praticamente un po' ovunque ed in parte anche hardware un po' obsoleto, dato che le schede di memoria micro SIM si sono praticamente diffuse, andando in parte a sostituire la funzione delle chiavette USB. In breve, per farla corta e sintetica, ogni 10-20 anni tende a verificarsi un salto tecnologico. Questo è certamente un bene per il consumatore, che sino ad oggi ha avuto a disposizione grande spazio di archiviazione e pieno accesso a tantissima cultura, con
con strumenti digitali, fondendo dati, libri, immagini, applicativi, filmati, musica e quant'altro. Sono diventati molto bassi i prezzi di acquisto di beni tecnologici grazie alla massiva delocalizzazione in fabbriche cinesi di alta tecnologia. Bene ricordare che i prodotti tecnologici sono un concentrato di brevetti ad alta tecnologia, sono diventati dei prodotti di largo consumo nel primo mondo e iniziano a diffondersi anche nel secondo mondo. Tuttavia, non sono pochi i dubbi che questo progresso tecnologico ed economico si porta dietro, a cominciare dalla necessità di fare backup. E il dubbio che in internet sia un po' come scrivere sulla sabbia sul bagnasciuga è sicuramente un po' fondato. Ora, la mia seconda parte della bloggata discute rapidamente sulla necessità, diciamo, di fare mente locale, che tutta questa grandissima tecnologia ha comunque un impatto ambientale altissimo che non è sostenibile dal pianeta Terra e per tutta la popolazione mondiale, a meno di non implementare rapidamente una conversione energetica. Ora, questi salti tecnologici ogni 10-20 anni inducono sempre incompatibilità con le periferiche e supporti tecnologici del passato. Ormai da qualche anno tende a diffondersi nelle nuove generazioni il cloud storaging presso i nuovi diffusi social network. Questi sono luoghi virtuali che all'utente appaiono come delle GUI grafiche intuitive in cui stoccare dati. In sostanza, i cloud sono reti di computer e protocolli di trasmissione, apparati molto energivori per garantire l'accesso puntuale ed istantaneo H24 dal terminale fisso oppure, molto più di frequente, dagli smartphone, ossia terminali mobili. Per questa ragione, questi sistemi necessitano di complesse circostanze tecnologiche, economiche, sociali ed energetiche che devono essere sempre presenti e sono sempre più onerose da sostenere per il pianeta Terra. Si veda le emissioni di gas ad effetto serra, i consumi di acqua equivalenti, barili di petrolio pro capite necessari e quant'altro, proprio per garantire l'uso di questa moderna tecnologia. L'utente al momento non è cosciente del fatto che spesso il possesso e la proprietà e l'esclusività dei propri dati finiscono per essere praticamente in uso ai gestori dei social network, service provider e quant'altro, che finiscono per profilare l'utente, diventando esso stesso l'utente un prodotto da vendere e da rivendere in relazione alle sue abitudini. Ora c'è da chiedersi cosa ne sarebbe dell'intera massa di dati e di memorie, di ricordi della società, se queste non fossero più accessibili usando il tradizionale terminale mobile o fisso? Nel breve periodo, quasi sicuramente l'informazione memorizzata continuerebbe a risiedere negli hard disk, le digital farm sarebbero ridotte a capannoni energivori che sarebbero stati spenti, l'hardware per un po' di tempo attenderebbe un'ipotetica riaccensione conservando ovviamente i dati. Quale sarebbe la reazione sociale? Quali sarebbero gli effetti socio-economici e tecnologici del totale spossessamento della memoria collettiva archiviata in internet per colpa di un collasso energetico mondiale oppure una terza guerra mondiale? Tecnologicamente, nei paesi del primo mondo, non privi di risorse energetiche e con un'autonomia energetica, nel breve e medio periodo potrebbe sopravvivere e conservarsi l'operatività di tronconi di internet così per come noi oggi lo conosciamo, anche se è possibile immaginare un contingentamento energetico pro capite che finirebbe per incidere sui servizi di rete conservando solo quelli realmente utili. Quindi mi sa che la maggioranza dei social network, probabilmente per quanto riguarda le fotografie o tutte le cavolate di Facebook e forse anche in parte YouTube, finirebbero probabilmente chiusi. Tuttavia, la maggioranza delle nazioni del primo mondo,
quelle prive di autonomia energetica, sicuramente piomberebbero in un'era in cui l'energia pro capite, ossia la disponibilità tecnologica pro capite, sarebbe assai più bassa di quanto lo è oggi, e probabilmente qualche cosa di simile a come erano i primi del 1900 ed il tardo del 1800. Se questi discorsi vi sembrano, diciamo, fantascienza lontana e quasi impossibile, io vi invito a dare, per chi se lo ricorda, una memoria a cosa successe nella crisi petrolifera del 1970, nel decennio del 1970. Un saluto, ciao, alla prossima.